Regina era una nonna molto affettuosa. Insieme a suo marito Carlo avevano da sempre desiderato avere dei nipoti e i loro figli erano riusciti a darglieli. La vecchiaia era abbastanza monotona prima, non avevano stimoli e si sentivano a volte anche chiusi nella loro quotidianità. Ma grazie all'arrivo di due nipoti tutto era cambiato. Ogni giorno si offrivano di prenderli con loro in modo da lasciare i genitori lavorare e fare le loro cose finché la sera non fossero tornati a prenderli di nuovo. I figli erano felici di sapere ciò, avere infatti dei genitori disposti ad aiutarti con i tuoi stessi figli è una cosa che può letteralmente salvare la vita dallo stress quotidiano. Comunque sia, a Carlo piaceva il più piccolo, Michael, appassionato di aerei e cartoni animati, mentre a Regina piaceva il più grande, George, appassionato specialmente di auto. Ovviamente non avevano preferenze così ovvie da non dare attenzione a entrambi allo stesso modo. Al 18° compleanno di George, Regina e Carlo decisero di fargli un bel regalo come si deve, un'auto. Insomma, una che lo avesse tenuto occupato finché non avesse preso una macchina tutta sua, mentre al piccolo Michael in futuro avrebbero magari regalato un corso come pilota di aerei. Non avevano molti soldi e perciò chiesero all'inizio un prestito. Arrivato in banca, il dipendente propose a Carlo anche un'altra cosa, di lasciare un po' di soldi in investimenti per riuscire in futuro appunto a pagare questo corso di volo al nipote più piccolo. Anche a Regina sembrava una bella idea e l'investimento non avrebbe richiesto nemmeno tanti soldi iniziali. Dopo aver fatto tutto e preso anche il prestito, se ne andarono via il prima possibile in una concessionaria a cercare l'auto desiderata. Ne trovarono una abbastanza piccola ai tempi, più o meno appena aperta. Benvenuti, cercavate qualcosa in particolare o volevate solo dare un'occhiata? La gentilezza del commesso li colpì subito, molto disponibile e cordiale. La cosa strana è che non degnava di un solo sguardo Regina, come se lei non fosse nemmeno un cliente, ma in quel momento pensò fosse solo una svista. Dopo aver cercato un buon veicolo usato, ne scelsero uno e aspettarono una settimana che fosse pronto. George fu contentissimo, non riusciva a contenere l'emozione, la sua prima auto in assoluto. I genitori dissero ai nonni che avevano esagerato con un regalo simile, ma loro risposero che era anche poco. In realtà avrebbero voluto regalargliene una che George desiderava da tempo, un'auto sportiva che sfortunatamente aveva un prezzo troppo elevato. Spesso erano andati a vederla insieme quando era più piccolo. Da grande avrebbe voluto comprare quella macchina a tutti i costi, trovandosi un buon lavoro. Comunque sia, da allora passarono due settimane e Carlo insegnò quasi tutto a George, sulla guida e il resto. Il padre del ragazzo non aveva molto tempo, quindi ci pensò lui. Oggi andiamo a fare un tagliando, ti mostro cosa devi chiedere al meccanico. Da lì partirono, il posto era a circa 40 km da loro, un viaggetto da niente che però si concluse in un modo orribile. In autostrada, a causa di un tamponamento da parte di un'altra auto che non aveva rispettato la velocità, persero la vita entrambi. Soltanto la sera tardi la polizia avvertì i genitori di George e Regina, che in quel momento stavano cenando con Michael. Fu una notizia così scioccante da far passare la voglia a chiunque di mangiare. «State scherzando, vero? Non può essere», disse Regina dopo aver perso nipote e marito. Nei giorni e le settimane a venire le cose non furono più le stesse. Regina rimase da sola nella sua grande casa a fissare spesso il vuoto, ricordandosi a Carlo che George e i loro sorrisi. Intanto Michael e la sua famiglia smisero di andare a trovarla spesso per via della tristezza. Da allora passarono 15 anni, tutti sembravano essersi un po' ripresi e continuavano la loro normale vita. Michael, ormai diventato un pilota, raramente stava a casa per via del lavoro. I genitori erano felici, anche Regina. Quest'ultima era invecchiata e conduceva una vita tranquilla. Un giorno, seduta alla solita panchina dove dava da mangiare ai piccioni in un parco, un uomo le chiese: «Salve, la vedo spesso in questo parco, signora. Posso sedermi qua?» Regina annuì, dicendo di sì, perché non sembrava una cattiva persona. Era vestita in giacca e cravatta, e sembra a mezzogiorno facesse sempre pausa nel parchetto. In quel giorno le panchine erano praticamente tutte occupate e piene, e solo quella di Regina aveva ancora un posto libero. I due cominciarono a parlare del più e del meno. «Mi dica se le do fastidio, sono un uomo che parla spesso senza fermarsi e non so mai quando è il momento giusto». Ma a Regina faceva piacere parlare con qualcuno. «Non si preoccupi, ci teniamo compagnia entrambi in questo modo. Sono anni che non parlo come si deve con un bel giovanotto». La conversazione durò una mezz'oretta e l'uomo tornò di nuovo al lavoro. Per altre tre settimane quell'uomo continuò a tornare e parlare con Regina, che fu solo contenta di una situazione simile. Né parenti né amici la volevano più sentire. Infatti anche i suoi stessi figli erano stufi di andare a trovarla ogni giorno. Solo Michael teneva veramente a lei, ma era sempre in volo come capitano. «Da domani sarò in ferie per due settimane e non ci vedremo, ma spero di ritrovarti sempre in questa panchina», disse Norman a Regina durante uno dei loro soliti incontri. Lei era un po' triste, ma allo stesso tempo contenta che sarebbe tornato sempre lì.
Giorno dopo però, piuttosto che rimanere nella panchina, andò a fare un giro in città e capitò nella vecchia concessionaria dove aveva comprato la prima auto per il suo defunto George, insieme a suo marito Carlo. Il posto era diventato enorme, probabilmente un grande successo era arrivato. Entrò per curiosità, giusto per dare un'occhiata, e notò l'auto sportiva che tanto desiderava il nipote. Era usato ovviamente, ma la riconobbe facilmente perché non faceva altro che parlargliene. Prese una grossa decisione in quel momento, comprarla e regalarla a Michael. Anche se non l'avrebbe guidata spesso, voleva fargli un bel regalo che gli ricordasse suo fratello. Ogni volta che la chiamava, le raccontava sempre cosa facevano da piccoli e di quanto gli volesse bene. «Mi scusi, posso chiederle di quell'auto sportiva? Quanto costa?» Dopo aver fatto quelle semplici domande, tutto il suo mondo crollò. Il commesso fu sgarbato e senza tatto. «Cosa? Quella? Lasci perdere, non fa per lei. Diciamo che è troppo vecchia». Fece anche una smorfia irritante. «La prego, sono solo curiosa». Il commesso irritato le disse il prezzo e Regina rimase un attimo spiazzata. «Un'auto usata di 10 anni con un valore simile? Forse c'era un errore», pensò, «ma anche contrattando non riuscì a fare niente». Mentre usciva dalla concessionaria sentì gli sguardi di altre persone addosso. Sembra il commesso incaricato di parlarle abbia detto tutto ad alcuni suoi colleghi. Risero guardandole, pensando non potesse sentirli a causa della vecchiaia. Invece il suo udito era funzionante e aveva ascoltato tutto. Quasi le venne da piangere per come era stata trattata, ma dovette trattenere le lacrime e provare a fare qualcosa, magari chiedendo un prestito in banca. Arrivato in banca quindi parlò al vecchio dipendente che anni fa diede il prestito per la vecchia macchina. «Salve signora, mi ricordo di lei e suo marito e ho anche saputo dai giornali la questione. Mi dispiace davvero tanto. Cosa posso fare per lei oggi?» «Grazie mille, guardi, vorrei un prestito per una nuova auto». Ma dopo avergli detto la cifra, il dipendente si sentì in colpa a dirle che era impossibile avere così tanti soldi. Lei sorrise e disse che non era colpa sua. Se ne andò con il dipendente che le disse un'altra cosa ancora. «Se posso cercherò un modo in settimana per farglieli avere. Spero di trovare qualcosa». Era una brava persona ma non poteva combattere il sistema e fare di testa sua. Quel giorno, tornata a casa, ricordò davvero tante cose, anzi troppe, e si mise a letto depressa e sola come non mai. Da allora passarono 2 settimane. Il dipendente non l'aveva richiamata, quindi pensò non avesse trovato alcun modo, ma non era così. Semplicemente impiegò più del previsto prima di poterle fare la fatidica chiamata. Arrivò mentre era al parco, al solito posto, seduta, aspettando Norman, che stranamente non si fece vedere quel giorno. «Salve signora Regina, si ricorda del prestito che mi aveva chiesto?» «Beh, non sono riuscito a fare nulla per quello, ma sono riuscito invece a fare una cosa anche migliore. Si ricorda dell'investimento di suo marito?» «Beh, a quanto pare ha fruttato parecchi soldi, ma talmente tanti che potrebbe vivere fino alla fine della pensione senza problemi e averne ancora. E nonostante il mio capo mi abbia detto di tenere quell'investimento ancora nella nostra banca in modo da aspettare la sua morte e prendere tutti quei soldi, sinceramente io non me la sento di fare una cosa simile. Se vuole può utilizzare quei soldi perché suo marito ha dato 2 disposizioni nel caso gli fosse successo qualcosa. Primo, dare i soldi a lei, in modo che li dividesse con la famiglia e li utilizzasse ovviamente. E seconda cosa, dirle che gli avrebbe fatto piacere se avesse donato una parte ad un ente presente in città che si occupa di orfani». Regina fu felicissima della notizia, così tanto da mettersi a piangere. Pensò quindi di comprare quella macchina prima che venisse presa, ma la seconda richiesta di Carlo la fermò. Lui era orfano e per questo ci teneva veramente tanto ai bambini senza genitori. Non poteva usare tutto per il veicolo. Si sarebbe sentita in colpa a non esaudire i desideri del defunto marito. Donò quindi una parte all'ente che si occupava degli orfani e divenne famosa in città finendo sui giornali come l'anziana benefattrice dei bambini. Ai suoi figli non diede nulla perché ormai avevano perso i contatti con lei e Michael non accettò i soldi dicendo semplicemente: «Te li meriti, nonna, hai perso tanto e sei rimasta sola a lungo, ora è il momento che finisci la vecchiaia con un gran sorriso». Ormai non voleva comprare quella macchina solo per Michael, ma anche per qualcosa di più, un ricordo, un sogno che è stato stroncato troppo presto. Ovviamente i soldi dopo la donazione non bastavano, ma andò di nuovo in quella concessionaria. Era disposta a rinunciare a tutti i soldi rimasti per la sua vecchiaia pur di avere il veicolo. Ma un minuto dopo essere entrata il solito commesso le disse: «Ancora lei, signora? Le ho già detto il prezzo, quindi non mi faccia proposte o altro». Si sentì attaccata e osservata malamente. Decise perciò di andarsene di nuovo senza dire una parola, ma all'improvviso una voce la chiamò. «Ehi Regina, ciao, sono io!» «Era Norman! Cosa fai di bello nella mia concessionaria? Volevi comprare un'auto?» Regina quindi raccontò tutto quanto, a partire dall'auto che suo nipote amava fino al modo in cui era stata trattata.
Deluso dal suo dipendente, Norman si girò verso di lui. «Prendi pure le tue cose. Ti aspetto nel mio ufficio stasera per l'ultima busta paga». «Già da mesi non stavi più rendendo come una volta e ora vengo a sapere che tratti in questo modo i clienti. Hai la minima idea di chi sia. Questa donna è finita sui giornali per aver rinunciato a più della metà del patrimonio del marito defunto, dandolo in beneficenza. Se si venisse a sapere che la nostra concessionaria l'ha snobbata in questo modo, che figura ci faremmo?» Il dipendente rimase senza parole, ma prima che potesse dire qualcosa Norman continuò il suo discorso. «Ah, e cosa più importante, lei è una mia carissima amica». Dopodiché quel dipendente prese le sue cose e tutti gli altri abbassarono lo sguardo tornando alle loro mansioni. Norman aveva ascoltato con molta attenzione la storia di quella signora anziana che non voleva un'auto per sé ma per fare un semplice e bellissimo regalo. «Ascolta regina, ho capito tutta la situazione e ho capito anche che quell'auto non verrà mai guidata anche se comprata. Vorrei proporti invece un'altra cosa. I miei dipendenti e in special modo quello che ho appena mandato via sono stati molto scortesi. Per scusarmi vorrei fare qualcosa di più. Che ne dici se la vendiamo in nome di tuo nipote e tuo marito, dando i soldi in parte a te e in parte in beneficenza? Così io ne guadagnerei moltissima di visibilità facendo qualcosa di buono e tu avresti molti soldi da parte da dare al tuo unico nipote rimasto». Regina ci riflette un attimo. In effetti era meglio donare quei soldi e in futuro lasciare un'eredità per Michael. In fondo anche Carlo sarebbe stato d'accordo con la scelta. E la macchina sperava andasse in mano a delle brave persone. Tornò a casa soddisfatta e da allora lei e Norman si rividero in quella panchina per altri 3 anni, come buoni amici. L'uomo a volte andava anche a pranzare da lei e le teneva compagnia. Era come la nonna che lui non ha mai avuto, visto che la sua aveva perso la vita a causa di una malattia troppo presto. Un giorno d'inverno Regina disse: «Arrivederci, ci vediamo prossima settimana in questa panchina, va bene?» Norman annuì sorridendo, ma i due non si rividero mai più. Infatti 2 settimane più tardi la vecchiaia ha consumato del tutto Regina. I funerali furono intimi e privati, ma permisero a Norman di salutarla alla bara, perché ormai era come se facesse parte della sua famiglia. Michael ringraziò l'uomo per averle tenuto compagnia almeno gli ultimi anni della sua vita. E Norman pianse, dicendo semplicemente che era stata lei ad avergli migliorato la vita, non il contrario, secondo lui.